Buonasera amici di Road Television, qui è Renato Votta, Rosa Mancini e Adriano Cotugno. Questo strano terzetto oggi ha deciso di sperimentare un nuovo format, un telegiornale tutto girato per strada e con le notizie date non da noi, che siamo giornalisti o pseudogiornalisti, parlo di me ovviamente, i miei colleghi sono bravissimi, ma notizie date direttamente dalle persone che fermiamo per strada. Sentiamo loro che notizie darebbero, che cosa si aspetta dai telegiornali, dai media in generale, quindi telegiornale fatto dal basso, on the road, come tutta la programmazione di Road Television. Vediamo. Se lei fosse un giornalista e dovesse dare una notizia, che notizia darebbe? Su che notizia punterebbe? Beh, su tante ci sono le notizie, no? Per esempio, secondo lei la più importante? Di oggi. A questo momento non mi viene la verità propria. La crisi, la disoccupazione. Ah boh, quella è una cosa da parte, la disoccupazione. Perché questo governo è calaffunnato proprio. Non ha pensato per niente ai giovani. Esatto, un po' che io sono i figli giovani e tengo 72 anni. Però a questo punto hai dato proprio, scusate la parola poco corretta, a tutti i giovani rindo il gabinetto. Mi sembra una notizia non da poco. Bella notizia. Questa è la prima cosa che a Berlusconi, a me non mi interessa, russo, verde, giallo, però se ne dai, perché ha acceso l'Italia, l'ha affunnata, punto e basta. Ci posso pure scrivere per raccomandato. Grazie della notizia, è interessantissima. Allora, una notizia del giorno, se lei fosse un giornalista, sì, che notizia darebbe oggi? Oggi? Con quello che è successo oggi? C'è crisi, noi non ce la facciamo, secondo me ritorneremo un'altra volta a 30 anni fa a comprare le sigarette sfuse, proprio come una volta. E poi sinceramente posso togliere una cosa dallo stomaco, ma come fanno a sopportare questi della Padania? Proprio non ce la, cioè quello non riesce manco a parlare Bossi, io non riesco a capire noi come faremo, come fanno a stare zitti. Già là il signore è stato già fortunato. Per cui si vada a fare un po' il nonno da parte, lui e figlio, uno più cretino dell'altro. Grazie. Se fossi una giornalista, che notizia daresti? Oppure se c'è qualche notizia che secondo te non si dice, che vuoi dire tu? Ma una notizia inerente a Napoli, dici? In generale, quello che vuoi tu. Sinceramente, l'aprirei col governo, però è meglio che non la apro. Fidati. Apri e chiudi, quindi. Apro e chiudo. Ma che ti devo dire? Dovrebbero mettere una bomba. Veramente, neanche un G8 vale. E tu invece? La stessa cosa, identica. Ma che notizia darebbe oggi? Una qualsiasi notizia, una importante per lei. Che mi darebbe subito un lavoro. Lei è disoccupato? Sì. Questa è una notizia. Allora, ecco, visto che non sopporto i telegiornali, buonasera, molto bene. Non lo vedo proprio. Ecco, adesso lo fai tu il telegiornale. Perché l'ultima volta a Rai 2 ho sentito, e questo lo confermo, che l'IVA, l'aumento dell'IVA non graverà sulle tasche degli italiani. E che se ne ha stronzato, proprio esagerate. Allora ho preso il televisore e l'ho chiuso proprio. E quindi quale notizia vuoi dare? Ma la notizia è che veramente il mondo va sempre peggio, devo dire. Poi Massimo per l'ho tagliato. Non c'ho niente da dire veramente in questo momento. Anche questa può essere una notizia. È alto livello, sì, ma dove questo telegiornale dove lo vedrò? Va, per... Ah sì sì. Grande pelliccia. Grande pelliccia, sai campare, pure questo. grazie mille. Ma che notizia daresti stasera per la crisi? C'è crisi, c'è crisi. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna sciogliere il governo e vedere di fare qualcosa di nuovo. Senti, c'è secondo te una notizia che i telegiornali non trattano bene, che non hanno il coraggio di trattare? Ma a parte la politica penso un po' tutto, perché i telegiornali ci dicono solo quello che vogliono loro. Nessuna informazione è realmente vera. E secondo te qual è un'informazione che daresti tu che i telegiornali non danno? Che... Non ti so rispondere a questo, perché bisogna, diciamo, andare attraverso, no? Per vedere veramente la realtà qual è. Per esempio sulla crisi, secondo te cos'è che non ci dicono?
Beh, sulla crisi non ci dicono che comunque se veramente ci dobbiamo normalizzare all'Unione Europea, innanzitutto abbassiamo gli stipendi dei parlamentari come tutti quelli dell'Unione Europea e poi comunque vediamo perché andare in pensione a 67 anni, noi giovani quando inizieremo a lavorare e quindi vediamo un po' veramente se vogliamo far parte di questa Unione Europea normalizziamo tutto, sia noi che i parlamentari. Ok, arrivederci. Grazie. Alessia, sera, finalmente è andato via chi dava fastidio all'Italia. Cioè? Berlusconi ovviamente, chi poteva essere? Ah, è un auspicio. È un auspicio, certo. Con quella aprirei volentieri il notiziario di stasera. Grazie. Prego. Grazie mille.